ringraziamo il dottor Domenico di Roma, che è anche tra i responsabili del centro studi Livatino. Volevo partire proprio da questo: come è nata l'idea di creare un centro studi proprio in onore a Rosario Livatino e quali sono gli obiettivi che vi ponete? Ma l'idea di fondare un centro studi nasce dall'esigenza di diffondere il modello di Rosario Livatino, perché è un modello non soltanto per i magistrati e soprattutto di questi tempi. Occorre recuperare autorevolezza e credibilità alla magistratura, e cosa c'è di meglio se non proporre la figura di Rosario Livatino, magistrato integerrimo, magistrato che ha fatto del rispetto delle leggi e anche della dignità dell'uomo il suo faro costante, ed è per questo che è stato assassinato. Quindi abbiamo pensato di diffondere il modello, l'esempio, la testimonianza, farlo con centro studi, riprendendo anche i temi che erano cari a Rosario Livatino. Dunque il codice deontologico del magistrato, come deve comportarsi un magistrato, e ancora i temi ultimi, profondi, che radicano il diritto, quindi parlare del diritto alla vita, per esempio, ne parla Rosario Livatino, affronta temi come quello dell'eutanasia, dell'obiezione di coscienza, temi che sono oggi attualissimi, perché in realtà lui guardava al diritto non come una gabbia formale, ma la guardava come le regole che danno espressione e vita alla dignità dell'uomo. Quindi ci ha lasciato tantissime lezioni anche per quelli che sono i magistrati di oggi, il lavoro che si fa adesso. Guardi, leggere gli scritti, sono pochi di Rosario Livatino, sono solo due conferenze, ma guardare come ha vissuto è straordinario. E io invito soprattutto i giovani magistrati, ma non solo, tutti i laici impegnati nelle istituzioni, a guardare alla figura di Rosario, perché è un esempio di coerenza fra vita, ideali e fede. Ed è per questo che è stato beatificato, perché lui ha vissuto in modo straordinario l'ordinarietà della sua professione, vivendola come vocazione, fino alla fine. Alessandro Battilocchio, un incontro davvero importante per parlare di Rosario Livatino, un personaggio importante per la lotta contro la mafia. Sì, e poi un personaggio che rappresenta anche un esempio di impegno all'interno della comunità all'insegna dei valori cattolici, quindi veramente è bello promuovere questo momento di riflessione e di confronto anche alla presenza di tanti giovani. Per me è bello essere qui. Conosceva già la storia di Livatino, la Rinetta? Ho avuto modo di approfondirla in varie occasioni e in varie iniziative, convegni, quindi è una storia che però andrebbe fatta conoscere ancora di più, soprattutto alle nuove generazioni, perché rappresenta un fulgido esempio di impegno. Siamo nel giudice accatto di un pomeriggio davvero speciale per parlare di Rosario Livatino, che è assolutamente una figura che va ricordata e va, bisogna parlare di quello che ha fatto. È un personaggio incoraggiante che dovrebbe aiutare alla pedagogia della legalità. Lui era un magistrato e la sua condotta, diciamo, senza paura nei confronti della mafia l'ha portato ad essere una vittima della mafia. E la Chiesa era un cattolico praticante, anche molto ben formato nella religione, e la Chiesa lo ha riconosciuto martire e beato, proclamato il maggio scorso. Sono stati proclamati altri beati del tempo recente, il Don Pino Puglisi, un altro ucciso dalla mafia, un prete di Palermo. Questo Livatino era di Agrigento, faceva il magistrato ad Agrigento. Queste figure aiutano a capire che la Chiesa cerca di uscire dalla vicinanza con la mafia che ha avuto in passato. Ora i papi considerano scomunicati i mafiosi e appunto ci sono preti che danno la vita, come già i magistrati e le forze dell'ordine, i sindacalisti, i politici, tanti sono stati uccisi dalla mafia, 650 sono, secondo una stima, diciamo, autorevole.
gli uccisi della mafia, i martiri della mafia, e la Chiesa ne ha un buon numero, insomma, diciamo, se ne potrebbero riconoscere con il passare del tempo una ventina o 30 di martiri, e potrebbero anche essere proclamati domani. La figura più bella è questa di Livatino. Sì, ricordiamo un periodo particolare, perché è scomparso nel 1990, stava contrastando la lotta tra la mafia della provincia di Agrigento e i corleonesi, quindi parliamo di Torrina, Bernardo Provenzano, quindi stava lottando, tant'è che poi arrivarono per sincerarsi le sue condizioni, purtroppo era scomparso anche il giudice Falcone e Borsellino. Sono gli anni 80 e 90 del secolo scorso, sono gli anni, i decenni dove si sono avute più vittime, perché la mafia ha fatto guerra allo Stato, diciamo, quindi si sono avute vittime non soltanto nella manovalanza tra i contadini, come sempre era avvenuto, tutti quelli che si ribellavano al potere mafioso venivano uccisi, ma c'è stata proprio una sistematica azione di sanguinaria contro le forze dell'ordine, i magistrati appunto e i politici, e i nomi più illustri, come ricordavi, Falcone e Borsellino e il generale Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, la moglie, tutte le scorte di questi personaggi, e poi appunto molti magistrati. I magistrati uccisi in quel periodo sono stati 25, secondo un computo approssimativo, e i poliziotti che proteggevano le scorte sono stati 29. Sono proprio gli anni più duri, e vengono uccisi anche degli uomini di Chiesa, perché il cardinale Pappalardo, arcivescovo di Palermo, aveva definito la mafia sinagoga di Satana, e Giovanni Paolo II, in un secondo momento, andando in visita in Sicilia, fa una specie di scomunica della mafia, dicendo: un giorno verrà il giudizio di Dio. Ecco, queste prese di posizione sono state molto importanti, la mafia si è vendicata uccidendo dei preti. Manuel Magliani, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, per questo incontro, per parlare di Rosario Livatino, un incontro davvero interessante, anche per parlare di un personaggio che ha dato tanto contro la mafia. Assolutamente sì, oggi io sono qui innanzitutto per portare i saluti dell'amministrazione, del nostro sindaco, ma anche per onorare questa figura di questo servitore dello Stato che ha dato la vita credendo in dei valori che oggi devono essere assolutamente riaffermati, recuperati e riportati alla luce. Quindi ogni iniziativa di questo tipo viene incentivata da parte dell'amministrazione. Ringraziamo chi ha organizzato questo convegno, questa manifestazione. È un'occasione comunque per riportare avanti dei valori positivi di un servitore dello Stato, di una figura che, di cui c'è molto bisogno oggi. Quindi da parte nostra un plauso a questa organizzazione, e auspichiamo che attraverso anche il ricordo di queste persone che hanno servito così lo Stato si possa creare anche una memoria all'interno delle generazioni future che recupera quei valori che spesso vengono dimenticati.